Vittorio Rosselli, Antonio Diego Pinerelli, Pino Rosselli, Luisa Sanfelice, Vincenzo Posto, Francesco Mario Pagano, Domenico Cirillo, Ettore Carafa, Filippo Marino, Nicola Pacifico, Eleonora Fonseca Pinete. Con la lettura dei nomi dei repubblicani mandati a morte dalla giustizia borbonica, si è conclusa questa mattina la cerimonia in ricordo di quel 20 agosto 1799 in cui salirono al patibolo alcuni dei condannati, tra i quali la responsabile del Monitore napoletano Eleonora Pimentel Fonseca. Un appuntamento che ci dia coscienza della forza della cultura, della forza che noi dobbiamo esprimere. Dopo la caduta della Repubblica Napoletana, sconfitta militarmente dalle truppe del cardinale Ruffo, fu decimata tra condanne ed esili una parte importante del ceto intellettuale della città, che perse studiosi di fama internazionale come Mario Pagano e Domenico Cirillo. È con la filosofia che si cerca di procedere, non per oscurare la concretezza di inesauribili difficoltà, ma al contrario per trovare l'entrata, il passaggio che consenta di riprendere a parlarne e di mantenere aperta, se possibile, la speranza. Una nuova targa, a rimpiazzare la precedente, misteriosamente scomparsa, è stata apposta sul sepolcro dove giacciono i corpi dei martiri repubblicani. Valori di libertà, di una cultura che deve rendere le persone libere, per cui la cultura diventa il bene veramente più prezioso per un essere umano, perché cultura e libertà sono un binomio indissolubile. Trasmettere il valore dell'impegno, il valore della passione, il valore della cultura, il giacimento culturale enorme che è veicolo di pace. Ecco, questo dovere ce ne siamo dimenticati in qualche tratto delle nostre esistenze. Fortunatamente abbiamo uomini come Gerardo Marotta, come tanti filosofi, studiosi, testimonianze come l'Istituto per gli Studi Filosofici. È un'amministrazione che è molto, ma molto sensibile a questi temi, che stanno riprendendo questo dovere e questo testimone della memoria che noi non lasceremo.